tutti amanti dell'urbex e benvenuti in questa villa abbandonata. Ci troviamo in Liguria, avete sicuramente visto l'esterno e anche il parco che circonda la villa. Mi aspetto moltissimo al suo interno, scopriamo assieme cosa c'è. Andiamo. Ok ragazzi, ci troviamo all'interno di questa magnifica villa abbandonata che tra l'altro affaccia sul mare. Poi naturalmente vi farò vedere lo splendido panorama che offre appunto la terrazza, no? La torre della villa. Subito curiosi questi cancelli, no? Come a significare prego, entrate pure. E infatti sono veramente veramente splendidi. Ecco, il tema floreale in affreschi o in decorazioni lo troviamo spesso nelle ville abbandonate. E subito iniziamo con delle belle decorazioni sui soffitti. Mi aspetto che gli affreschi più belli siano ai piani superiori, perché qua siamo sostanzialmente a piano terra. Ecco, questa è la prima stanza interessante che possiamo vedere. Come vi dicevo, vi faccio vedere subito una prima panoramica della vista appunto che si può avere da questa splendida villa, ma il pezzo forte di questa stanza è questo camino. Cioè è veramente quasi impossibile trovarli così integri, e devo ammettere che in questa dimora anche i pavimenti, appena siamo entrati, hanno catturato la nostra attenzione, perché sono veramente veramente splendidi. Ma anche le pareti, ad essere sincero, con queste decorazioni molto semplici che si alternano, sono veramente molto molto interessanti. Ve l'ho detto, mi aspetto che al piano di sopra ci sia quasi una festa di affreschi. Da notare anche il cornicione che percorre tutto il soffitto. Beh, direi che partiamo bene. Ok ragazzi, stiamo per salire al piano di sopra. Ve l'avevo detto che in termini di bellezza il piano terra offriva ben poco. Se non ho visto male ci sono altri due piani e poi c'è la torretta dove vi farò ammirare lo splendido panorama. Vediamo cosa c'è qua. Direi di entrare in questa stanza che offre subito una vista fantastica, almeno per quel che riguarda il soffitto. Non sono affreschi, ma sono proprio bassorilievi, sono incisi sul soffitto. E qua arriviamo ad una splendida vetrata che permette la vista del tanto agognato panorama. Tra l'altro è anche uno scorcio molto interessante, perché come potete vedere ci sono dei bellissimi affreschi sul muro. Ho scoperto, meglio, mi ha detto la Francesca che veniva usata questa villa, almeno nell'ultimo periodo, come centro estivo, e qua appunto vi voglio dare un piccolo assaggio, una casa vacanza, sì, vi voglio dare un piccolo assaggio appunto del panorama, ma secondo me poi più si sale in alto e più il panorama diventa naturalmente più suggestivo. Questo cartello recita Camera delle Infermiere. Tra l'altro voglio farvi vedere un soffitto per farvi notare di come la villa, sia chiaro, non stia crollando a pezzi, però piano piano anche il fatto comunque che affacci sul mare, il sale, la corrosione, non lo so, fatemi sapere cosa ne pensate, poi possa diciamo accelerare il processo di decadenza.
E questo è uno sicuramente dei soffitti affrescati messi peggio. Fortunatamente si è conservato quell'affresco lì. Ho notato che i piani sono tutti praticamente speculari e nonostante questa villa sia in Liguria, la Francesca, siccome ha spulciato un po' sulla sua storia, poi vi ricordo che mercoledì esce l'approfondimento storico alle ore 18, questa villa, vi ripeto, nonostante sia in Liguria, appartiene ad un comune lombardo. E non è la prima volta, onestamente, che una villa di un'altra regione appartenga a un comune a sua volta di un'altra regione. Molto, molto strano. Questo piano, devo essere sincero, non offre molto. Continuiamo a vedere cosa c'è agli altri piani. Ce ne manca sicuramente un altro e poi forse saliamo sulla torretta. Anche questo piano non regala particolari emozioni. Stiamo per salire all'ultimo piano. Spero che si possa salire sulla torre. Tra l'altro ho visto tanti bagni, tante docce e anche nei sotterranei ho trovato le dediche dei bambini, perché come vi ho detto prima che mi ha riferito la Francesca, questa sembrava essere una casa vacanza estiva, quindi di conseguenza doveva avere, siccome credo avesse tanti ospiti, a sua volta doveva avere i servizi adeguati. Amanti dell'Urbex, anche questo viaggio a tema esplorazioni urbane in questa villa abbandonata si conclude qui. Devo ammettere che le aspettative, visto anche l'esterno di questa villa, erano molto alte. Dentro ci sono veramente poche stanze, anzi forse una che merita davvero l'esplorazione, che a parer mio è quella del camino. Fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate dei commenti. Sicuramente molto suggestivo il panorama tra mare e montagne. Purtroppo secondo noi questa villa non raggiunge la sufficienza, infatti le abbiamo assegnato 5 punti Urbex. Come sempre vi ricordo di seguirci su tutti i nostri social che trovate qua sotto in descrizione: Facebook, Instagram, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella delle notifiche, perché ogni domenica alle 15 e ogni mercoledì alle 18 esce un video targato Urbex MJ. Io vi saluto dalla Liguria, vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto e ci vediamo domenica prossima. Ciao!